di mettere quella... tanto Vassar! È un gol straordinario! Che gol! Amici sportivi, chilometro zero, andiamo a vedere quanto offre la settima giornata del campionato di eccellenza. Senz'altro il big match è Valtaccio Brunesina Lunghese, anche se va seguito con attenzione. Valdarno Football Club Grassina, per quanto riguarda il resto del turno di domenica, offre dei testacoda tutta da vivere e da seguire, come Aglianese Signe, Sestese Zenit Audax. La certezza è quella che il campionato comincia a entrare nel vivo e la classifica comincia ad allungare, stabilendo le prime gerarchie. La Sina Lunghese gioca sul velluto, in settimana si sbarazza della Grassina in Coppa Toscana e vola in semifinale. Domenica ritorna ad Anghiari dopo aver eliminato l'11 di Andrea Benedetti dalla Coppa circa un mese fa. La formazione di Roberto Fani in questo momento sta giocando il miglior calcio, dove i gemelli del gol Vasseur e Lucatti sono sempre presenti nella manovra rosso-blu, risultando in questo momento determinante a finalizzare la gran mole di lavoro della squadra. Bene anche la Baldaccio, reduce dal pareggio di Firenze con il Porta Romana a rete bianca, il terzo consecutivo che comunque mantiene la squadra in una posizione di classifica del tutto rispetto, dove l'11 bianco-verde è obbligato a farsi trovare pronto per rilanciarsi. Del resto siamo ancora all'inizio e tutto può succedere. In questa settimana di campionato il turno è tutto a favore della Sestese, che ospita il fanalino di coda Zenit Audax. Sestese che deve evitare certe distrazioni, come è successo a Borgo San Lorenzo. Il vantaggio per 2-0 nel finale c'è tanto via tutto. L'importante è riuscire a capire quale può essere la reazione del Grassina di Roberto Castorina dopo l'uscita dalla Coppa. La squadra in campionato è reduce dalla goleata maturata con il Giorgio di Montemurlo, che rialzano le quotazioni della formazione rossoverde. Domenica in trasferta a Figline, il match rappresenta un vero e proprio esame per le due squadre e per i due tecnici Nardi e Castorina, attese da verifiche importanti. Chi delude in questo momento è la Castiglionese. 5 settimane senza vittoria fanno precipitare la squadra in zona play-out, malgrado i potenziamenti estivi dei vari Acuzio, Durante e D'Abruzio. La squadra come titolo nei quotidiani del lunedì ha smarrito le chiavi di casa e domenica è chiamata una prova d'orgoglio proprio in casa delle Badesse, altra formazione nel crisi di risultati. Intanto si infortisce e si allunga la classifica marcatori guidata da Lorenzo Bellini del Grassena, con 6 centri personali, seguita a ruota da Elia Guidotti, Forstis Juventus, 5 reti, dalla coppia Matteo Bettazzi Sestese e Giovanni Di Tommaso Lastrigiano, entrambe a quota 4. Il quadro della settima giornata si completa con Bucinese Fortis Juventus, Giorgi Montemurlo Porta Romana e Lastrigiano Antenna.